Una domanda con risposta congiunta a Luigi Aurelio De Laurentiis e una a Cristian. Dunque, la domanda che faccio a voi è questa: ciò che traspare leggendo quali sono i protagonisti di questo film di Natale e l'importanza di questo casting dal punto di vista della fotografia, del regista, dei parenti, non dimentichiamolo, ma soprattutto la completezza degli attori, chi in fiction, chi in teatro, eccetera. E volevo sapere dove è ricaduta questa scelta e se questo significa il preludio di un cinepanettone che non è più un cinepanettone, ma qualcosa di più gradito contenuto, se mai non lo fosse stato. A Cristian invece volevo chiedere questa tua 27ª esperienza, 27º film di Natale, e dove lo collochi come esperienza dal punto di vista artistico e dal punto di vista personale? Grazie. Io penso che ogni anno, per continuare questo grande successo, investiamo moltissimo in gli attori del momento, attori sempre molto popolari. Belen è anche una riprova di, insomma, delle mode che cerchiamo di seguire continuamente, ma di personaggi che sono anche mediaticamente importanti e che sono amati anche dal pubblico, come lo è Giorgio Panariello, come lo è Max Tortora, Serena Chieri, Fabio Cotapita, lei scrive stessa. Sono le riprove che cerchiamo di accontentare tutto il pubblico, comunque di portare sul grande schermo quei personaggi che a volte non vedrebbero sul grande schermo, come Belen o Laura Esquivel, che finora aveva fatto una grande serie televisiva, ma che non si era mai vista al cinema. Quindi comunque sono delle grandi novità. E poi, come avete visto anche l'anno scorso, anche gli anni passati, ogni 2 o 3 anni sono dei cicli che finiscono e dei cicli che si riaprono, che sono con nuovi attori del momento, con attori come Gassman, Antognazzi, oppure quando è venuta Michelle Hunziker. Quindi cerchiamo sempre di puntare verso degli attori che ci possono portare la qualità rispetto a una sceneggiatura che ha una lunghissima gestazione, perché vengono scritti appunto addosso ai personaggi, ma che si cerca di costruire una commedia sempre più divertente, sempre più all'americana, sempre più avventurosa, sempre più di grande divertimento. E quindi, grazie anche a questa scelta di attori, cerchiamo di portare sullo schermo un divertimento assoluto per tutto il pubblico, quindi trasversale. Sì, poi noi continuiamo a chiamarla Laura Esquivel, molti la conoscono come Patti. In realtà, quando si scrive, non è che noi pensiamo chi siano gli attori, perché inizialmente si concepisce un soggetto. E un soggetto forse è la cosa più complicata, perché è un soggetto che deve tener conto di chi sono i personaggi soprattutto e quali sono le loro azioni, in quale contesto sono inseriti. Anzi, i nostri soggetti hanno poi il difetto di essere anche fin troppo approfonditi. Poi in realtà con ogni soggetto ci si potrebbe fare un film. In realtà è come se noi ne facessimo due nello stesso film. Allora dobbiamo fare un po' anche rimarci indietro, quindi una volta che abbiamo fatto una marcia avanti straordinaria, dobbiamo cercare di fare un po' di passi indietro senza rovinare quello che è stato concepito. E in quel momento lì che viene fuori perché Belen è giusto metterla vicino a Panariello e vicino a Ghini e non vicino a Cristian, non è soltanto una questione di marketing, è anche una questione di impostazione generale. E per esempio Belen è una persona che io conosco poco, però un po' come tutti i sudamericani ha dalla sua la sfrontatezza della spontaneità. Quindi questa spontaneità nega in qualche modo la sfrontatezza, perché per lei è naturale, è un fatto naturale. E devo dire che la cosa bella in lei è la sua spontaneità anche sullo schermo, per cui quando uno affida ad un personaggio che è abituato a essere molto rappresentativo sul piccolo schermo di parcellizzazioni di racconti, perché in fondo lei che cosa fa? Da un calcio al pallone, alla cosa che più popolarmente ci accompagna nel nostro quotidiano, e inizia un boato sponsorizzato della TIM, dove lei riesce a cancellare anche la TIM, no? In fondo guardi soltanto lei, è una forza della natura prorompente e dirompente su quel piccolo schermo.
Però tra fare questo e recitare c'è di mezzo una sequenza di fatti. Allora è chiaro che quando poi sposti nella comunicazione televisiva sempre team i piccoli raccontini che Christian e lei fanno da un anno a questa parte, anche lì dividersi in due una manciata di secondi, qualche volta dividerli in tre, non è una cosa semplice, non è una cosa facile, non è una cosa giudicabile. Allora io, che sono abbastanza coraggioso, voi mi conoscete, questo è una delle mie, credo, migliori qualità, non mi sono posto il problema, né se ne è posto mio figlio. Quando l'ho vista sullo schermo, ho detto questo è un animale da cinema, in senso positivo animale. Cioè ha una naturalezza e una spontaneità, per cui il fatto che lei parli a metà tra un africano e un sudamericano, delle volte poco comprensibile, però in realtà lei è credibile, cioè veste quei panni della dottoressa Ladesse, Ladesse non nel senso di darla, no, non era così. Però voglio dire, è molto 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 bravo, io sono molto molto contento e soddisfatto, e credo che lei abbia davanti a sé, al di là delle sponsorizzazioni, degli spot, dei testimoni che oggi rappresenta, aperta una strada anche nel cinema. Ora mentre lei la cerca la farfalla, noi si spara tutto quello e si muove. Dietro l'ippopotamo, mi segui? Ma manco da niente, ma a me mi fa schifo sta cosa. Ma come, ma allora con te non c'è dialogo, non c'è, fratello mio, sono cose naturali. Io, al contrario di te, che è molto giovane, io sono il più vecchio della pubblicola, io ho bisogno invece, io non sono spontaneo, e quindi ma costruisco il personaggio, questo qui mi vedete, sono senza barba con i capelli tinti, adesso c'è i capelli bianchi e c'è la barba, quindi cerco di costruire un personaggio borghese, ogni volta cerco di cambiare, e ho bisogno anche di tempo per studiare, perché il cinema lettore, il film di Natale, non è facile, è una delle cose più complesse per un attore e anche per un regista da mettere in scena, perché si ha poco tempo e bisogna far ridere. Anche perché io non ho un'ora e 40, ma c'ho un episodio, quindi un episodio tu devi divertire ed è più difficile. Mi sono preparato anche in quest'anno, è stato molto duro, uno per l'Africa, che non è facile, come dicevamo prima, e l'altro perché prima avevamo girato un altro film per Aurelio, sempre con la regia di Valenti, sempre con Panarello, che è amici miei, quindi venivamo da un'altra fatica, poi a Belen eravamo stati nel deserto della Spagna a fare tutti questi spot, insomma, quindi sono arrivato, ho fatto un'altra partecipazione con un altro film americano, quindi insomma siamo arrivati sotto botta molto 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 provati e anche a corsa, e devo dire la verità che il risultato è stato ottimo, perché non me lo aspettavo, e invece trovo che il film di quest'anno è molto più equilibrato e anche molto più divertente di quello dell'anno scorso. E infatti alla proiezione di controllo ero molto molto soddisfatto. Adesso io non so cosa sia, ci sia nella testa di Aurelio, forse nel futuro, adesso vedremo il risultato, qualche cambiamento si farà, forse c'è anche bisogno, forse è il momento di cambiare qualche cosa, ma in un certo senso Aurelio, Neri e Gisti hanno sempre cambiato qualche cosa del film, non è vero che è sempre uguale. Che rimane uguale il titolo, Natale A, Vacanze A, ma all'interno c'è un grosso lavoro. Sorpresa! Sei pazzo? Che ci fai qui? Non sei contenta di vedermi? Sì, ma potevi avvisarmi. E che sorpresa era? Non è possibile. C'è tuo fratello. Mio fratello è capitano. Ah! Giorgio! Carlo! Guarda, guarda, guarda! Caruccio ci sta per il vetro, guarda! Ma che fa questo? Deve fare che
deve fare? Che deve fare? Prima ci ha pulito il vetro. Guardi, non ci serve niente e non ci abbiamo spicci. Grazie. No, io mi chiedevo che cosa ci fa una bella ragazza come lei tutta sola in Sudafrica. Sono zoologa. Ah, zoologa. E voi cosa ci fate in Africa? Caccia. Caccia. Ma non è che adesso per dare la caccia alla gnocca finisce che la caccia caccia. Sì, e va, senti questo. Beh, per me ovviamente, grazie al presidente, i complimenti meravigliosi. È stato un grande onore per me girare con Max, ovviamente con Christian, con Barbara, che stimo moltissimo, ma sono stata di più a contatto con Max Tortora ed è stato per me ogni giorno una scuola e lui è un fiume in piena, quindi non è stato per me facile grazie a lui, perché la prima volta per il film di Natale, nel film di Natale, ma è la prima volta per una commedia così particolare come il film di Natale, quindi avere un compagno come Max è stato bello, facile e di grande prova tutti i giorni per questo. E, beh, dopo sì, film d'amore, struggenti, ovviamente un attore ha voglia di mettersi in gioco. Ho fatto la commedia con Brizzi, insomma. Però in questa commedia per me era una scommessa. E ogni volta metterti alla prova con delle scommesse diverse è sempre interessante. Altrimenti, insomma, non si cresce, non si ha quello stimolo. E quindi dopo Gabriel Garco, Max Tortora. Molto più bello. Ho fatto un affare, lo so, io ho fatto un affare, tutte le donne in Sudafrica, era una cosa, tutte sotto l'albergo, le dovevamo fermare. Non c'erano solo babbuini, diciamolo. Sioli! Beh, io intanto devo ringraziare Aurelio e Luigi De Laurentiis perché è anni che aspetto il film di Natale. Grazie veramente e sono contenta di avervi un po' sorpreso. E io ho fatto tante commedie quasi natalizie, Cine Pandorio li chiamo, e ho aspettato per anni questa chiamata, come la chiamata in nazionale, Steliti, Alleni, anche in televisione facendo i Cesaroni è stato un grande allenamento, anche perché ci sono tre signori con cui lavoro tutti i giorni che sono straordinari e uno ce l'ho accanto. In questo film di Natale il mio partner è Christian De Sica, perché io sono la moglie e quindi ho fatto un grande salto, perché Christian è un uomo estremamente generoso, è un grande, è il numero uno per me della commedia italiana e mi ha insegnato veramente tanto, soprattutto perché in tante scene dove siamo solo io e lui, io nel mio piccolo cerco di fargli da spalla e ho avuto tutto da imparare ed è stata un'esperienza che auguro a tutti gli attori, a tutti, soprattutto quelli che fanno gli snob, pensando che la commedia sia una cosa di serie B. Fare la commedia è difficilissimo, è troppo facile fare un film d'autore ed essere inquadrati solo negli occhi. Qui si lavora, si recita. Ed è una cosa che molti si sono dimenticati, quindi viva la commedia di Natale e grazie per questa esperienza. Bene, io volevo ringraziare le mie colleghe che hanno avuto queste parole nei miei confronti, perché è assolutamente reciproco, e poi volevo ringraziare il dottor De Laurentiis che mi ha chiamato quest'anno, volevo ringraziare, ma è già stato fatto, Luigi De Laurentiis, che è il futuro del cinema italiano, perché è un ragazzo veramente bravo, devo dire. E soprattutto a un pigro come me è riuscito a dargli un po' di sicurezza in una terra come il Sudafrica, dove io avevo paura di tutto, dal tassista nero che somigliava a Gigi D'Alessio. Ne ho trovati tre uguali a Gigi D'Alessio neri. Bisogna capire che è successo, come è potuto succedere. Io al cinema non ho mai lavorato, ho fatto sempre il teatro e la fiction. Però tu mi chiedevi la differenza tra la tranquillità della Garbatella e la tranquillità, manco per niente, perché la Garbatella se fa un mazzo tanto, facciamo sei scene al giorno, tra cui la più difficile è la quarta, che è quella dopo pranzo, dove invece di parlare si sbiascica perché abbiamo bevuto. Quindi la quarta scena è così. Facciamone un'altra che è meglio, finché poi riprendiamo il via, eccetera. No, io sono uno che non si abitua mai, quindi a me non mi piace fare i sequel. Quando ero più giovane firmavo le opzioni, ma non ne firmo più perché io non so mai che sarò fra sei mesi o fra un anno. Quindi la tranquillità spero di non trovarla mai in questo lavoro, di trovare sempre dei grandi spunti, dei grandi divertimenti, come è stato in questo caso.
che è stato un film molto divertente. È anche bello fotograficamente, è stato già detto però lo ripeto io, perché Luciano Tavoli ha fatto una fotografia quasi dalla, manca a farla apposta, la mia Africa natale in Sudafrica, come fotografia si somigliano, perché la luce è quella, e quindi vedrete delle belle cose che ricordano il CinemaScope di tanti anni fa, che non è il film erotico, perché più vecchio si ricorda il CinemaScope cos'era. È anche molto bello da vedere, oltre che divertente. Quello che ci ha fatto più ridere è quando la tribù di Zulu ci cattura e ci lascia a mo' di salsicce appese. E ecco, stare, diciamo così, legati sopra un'asta con sotto uno spunzone, cioè, non era la cosa più piacevole del mondo. Peschia! E ci voglio fare la pelle! La cosa bella è che noi quest'anno, come albero di Natale, faremo quello. Chi si aspetta al cinema, mi raccomando, numerosi, non mancate. Agli italiani auguro di venire al cinema, perché come si divertono da noi, si divertono da nessuno. Auguri, eh. Il macellaio già l'avevo fatto tempo fa, si chiamava Pio Bove, era un personaggio che avevo fatto, quindi fare il macellaio per me è stata una cosa come se l'avessi già in qualche modo fatto. Quindi la mentalità del macellaio, soprattutto quello che ha diverse macellerie, non è il macellaio quello sotto casa, quello che ha diverse macellerie, quindi è una sorta di borghese gentiluomo che pensa che coi soldi si può comprare tutto, no? Sta poi anche un po', poi sempre bello tinto, perché regolarmente bisogna essere, no? Eccetera. E quindi mi piaceva molto questo modo di approcciare alla donna e, nei confronti quindi di Belen, a differenza di Massimo Ghini, che invece c'è il chirurgo, quindi tutto sulle punte, il piacione sulle punte, sempre elegante, eccetera. Quindi a me piace molto quando il personaggio è già scritto, normalmente me li scrivo effettivamente da me, però anche quando me li scrivono, per esempio è stato il caso di, non so, di il film di Leonardo Pieraccioni, Ti amo in tutte le lingue del mondo, aveva scritto questo personaggio del fratello, però era soltanto abbozzato, poi insieme a lui, cioè, a me piace molto vederli plasmarli, i personaggi cresce, e poi ispirarmi a qualcuno che ho già visto, evidentemente io un tipo così l'avevo già visto da qualche altra parte, allora mi ispiro facilmente, no? Pensando a questo personaggio qua, e poi ci metto del mio, però è bello quando riesce a fare un personaggio su commissione, no? È molto bello, è un lavoro artigianale, quindi mi sono divertito molto. Diciamo che è stata la consacrazione per un attore, credo che la commedia sia una consacrazione, e quindi ho cominciato qualche anno fa e con il film di Natale è un po' la ciliegina sulla torta, comunque è sicuramente diverso il film di Natale da un altro tipo di commedia, quindi sono felice di essermi cimentata in quest'altro ruolo ed aver fortificato quest'altra parte, no, della sfera recitativa. Sono molto felice. Costanzo. Facciamo Costanzo, bene, forza, Dancing Brilli, grazie, eccola, bene. Attenzione, lei chi è? Forza, una domanda? Allora abbiamo due infrociti, grazie, accomodatevi, bene, microfono se non si sente niente. Parleremo degli infrociti, forza, grazie. Abbiamo Barbara Tabilar, eccola. Bene, uguale, no? Serie Props. Protagonista, non mi ricordo. Protagonista della serie Props. Una volta è venuto uno che faceva, com'era la serie? Lost. Abbiamo il protagonista di Props, buonasera. E quello faceva, veramente sono il protagonista della serie Lost. Ecco, c'è un attimo Props, come si chiamava? Faccia un po' vedere. Ha disegnato lei quella vestarella di carta di Props? Io andrei avanti altri 30 minuti perché le imitazioni sono il mio divertimento grande. Insomma, l'unico... siamo stati bene con Max Tortorenzo d'Africa, bene, potete capire che siamo stati bene. L'abbiamo accolto, sì. Siamo stati veramente molto bene. Voi immaginate che vuol dire dormire per 5 notti nel lodge con due donne così belle e non poter far niente. E tornare a Roma, a Piazza Irnerio, dove abito io, e ripensarci tutte le sere, Dio quanto sei strano. Quindi Pretoria è stata una mano santa, diciamo. Chiamiamo i microfoni. Pretoria è stata la mano santa. Pretoria, ho scoperto il massaggio cinese che a Roma purtroppo non esiste, che spero che arrivi piano piano. Che? Massaggiatrice cinese. La massaggiatrice cinese che mi arrivava la cinta.
e non avendo la cinta perché c'avevo l'accappatoio, voi potete immaginare dove mi arrivava. Quindi io deve vedere la gara in Sudan.